Latte d'avena, poca schiuma. Ehi! Come sta il fidanzato su Marte? Odio le relazioni a distanza. Da quanto state insieme? 8 anni. 8 anni? Come ci siete riusciti? Lui soddisfa tutti i requisiti. Intendi letteralmente. Mascella forte, forza mentale, addominali... Avevamo un piano e poi ha ottenuto il suo lavoro su Marte. Così mi sono iscritta al programma Marte. Forse la persona sbagliata sta andando sul pianeta sbagliato. Addio per sempre, Walt. 5, 4, 3, 2, 1. Guys. Ehi là! Ehi! Ah, che stai facendo? Chi si intrufola sulle astronavi? Posso spiegare? È da quando ero piccolo che sogno di andare su Marte. Grazie a te posso riuscirci. Vieni con me. Non puoi per nessuna ragione lasciare la mia stanza. Sarà uno schifo, vero? Solo per 35 giorni. Devi tenere un profilo basso. Ciao ragazzi, sono il comandante. Lei è Sophie, la mia ragazza. Stiamo insieme da tanto. Non mi ricordo di te all'orientamento. Che è successo? Sei dovuta tornare a strappargli la tuta di dosso? Sul serio? Ehi, come va? Mi manchi tanto. Scusa, dovevamo sentirci. Avanti, andiamo a festeggiare. Io non festeggio. Certo, non voli sui razzi, non cospiri coi clandestini. Sophia Walt. Mi ricevi? Scommetto $1 milioni che l'hai detto al polso. È il momento che tu l'ammetta. Sei una criminale spaziale. Uno storico viaggio per dare un senso alle nostre vite. Credimi, è questa la storia che vuole sentire la gente. Hai passato tutta la vita a cercare di soddisfare dei requisiti del tutto impossibili. Non posso rischiare tutto. Quando trovate la persona per cui siete disposti ad attraversare l'intero universo, capite se è disposta a fare la stessa cosa per voi. Non importa quanto ti allontani, non puoi fuggire da te stesso. Ce l'hai inventata adesso. No, ma che dici? È una frase molto comune.